Quali sono le spiegazioni? Se si uccide un capo famiglia senza il consenso della famiglia stessa, le reazioni sono guerre di mafia. Se si uccide un capo famiglia con l'accordo della famiglia stessa, non succede niente. Non c'è nessuna reazione. Quindi se c'è una sostituzione di questo capo famiglia ucciso con membri della stessa famiglia, è perché è pacifico che c'era l'accordo della famiglia stessa. Ah, ecco. Degli esempi me ne può fare? Stefano Bontade. Stefano Bontade, componente della commissione nella quale ha un ruolo di rilievo fino all'arrivo dei Corleonesi, è ucciso il 23 aprile del 1981. Esponente della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, è giustiziato perché entra in conflitto con Luciano Liggio e i suoi uomini. Quando è cominciata l'omicidio di Bontade? Ma quella è diventata una guerra. E quindi quelle persone della commissione sapevano che gli unici due nemici che avevano in commissione erano Stefano Bontà, Salvatore Inserillo e un tale Gigino Pizzuto. Stefano Bontà si lamentava che si erano stati fatti degli atti criminosi senza che lui lo sapesse, che lui venisse informato. Primo in ordine di tempo credo che sia il maresciallo Sorino. Il secondo credo che sia il colonnello Russo e via. Sì, e poi Di Cristina. Di Cristina è anteriore. Di Cristina è un uomo d'onore appartenente a un'altra provincia. Lui era rappresentante di Riesi. Sì. Malgrado lui avesse delle buone relazioni qua a Palermo, era inviso ai Corleonesi. Quindi quando si uccide a Giuseppe Di Cristina non si fa lo sgarbo a nessuno in commissione, anche se poi in commissione si dirà che si è ucciso perché era un confidente dei carabinieri e aveva interrotto la fuga di Luciano Liggio. Tutto comincia con un altro mafioso che diventa un confidente della polizia, Giuseppe Di Cristina, che regge la famiglia di Riesi in provincia di Caltanissetta. Molto potente, membro della commissione, con buoni agganci in politica, a metà tra un colletto bianco e un uomo d'azione. Giuseppe Di Cristina però si è messo contro i Corleonesi, che nel 1977 cercano di ammazzarlo. Speronano la sua auto in campagna, la bloccano e cominciano a sparare, ma dentro ci sono soltanto due delle sue guardie del corpo. Allora Di Cristina decide di collaborare con i carabinieri e, approfittando del fatto che deve andare ogni giorno a firmare in caserma, parla con il capitano Alfio Pettinato e gli racconta i progetti dei Corleonesi, con lo scopo di indebolirli, farli arrestare e salvarsi così la pelle. Non ci riesce, perché il 30 maggio 1978 un gruppo di fuoco dei Corleonesi lo uccide. Il rapporto del capitano Pettinato con le confidenze del boss Di Cristina, invece, finisce in un archivio e là resta per un sacco di tempo dimenticato. Correva l'anno 1978. Lotte tra clan, scontri interni, prove di forza che precedono regolamenti di conti, affermazioni di potere, supremazia delle famiglie, omicidi esemplari. Ecco il primo. Giuseppe Di Cristina, l'uomo che vedete in queste foto, uccide un uomo dei Corleonesi, il boss di Vallelunga Ciccio Madonia. Palermo sta cambiando sotto la coltre di adrenalina che lega la vita di giornalisti e poliziotti. All'inizio degli anni 70,
arrivano i Corleonesi, che irrompono in città e sconvolgono anche i rapporti tra criminali e forze dell'ordine, fino a quel momento fondati su una sorta di rispetto reciproco. Loro stavano alle regole di questo gioco, ma fin quando fu possibile, loro sapevano che noi facevamo questo gioco e lo facevamo correttamente a 360 gradi. I Corleonesi rovesciano gli equilibri della mafia palermitana in mano alle famiglie Inzerillo, Bontate e Badalamenti. Le prime informazioni su di loro le fornisce un uomo della mafia perdente, Giuseppe Di Cristina, confidente del colonnello Giuseppe Russo. Dice che sono terribili, parla di un uomo terribile che spara come un dio ma ha il cervello di una gallina, che è provenzano, e poi del più sanguinario di tutti, Salvatore Riina, detto lo zio Totò. Boris Giulio.